Prima ha citato la parolina default, ha citato la Grecia. Anche ieri sera con l'onorevole Giorgetti abbiamo parlato di politica economica europea, del rischio default. Giorgetti ci ha fatto un esempio abbastanza crudo degli imprenditori di Varese che si spostano in Svizzera, aprono le aziende, traslocano con le aziende in Svizzera. Che cosa succede nel nord-est? Come si evita il default dell'Italia? Quali riforme il nostro Stato, Roma, lei dice sempre Roma, prima ha detto la Repubblica delle Banane, se ci sentono, cosa bisogna fare? È la triste verità, dico triste perché da sindaco e da cittadino non è bello vivere in un paese dove le cose non funzionano. Io faccio un paio di esempi banali. Allora, questa è una mail che mi manda un imprenditore della provincia di Verona, il quale si rivolge, è una mail del 25 luglio, quindi di qualche giorno fa, il quale si rivolge all'ARPA, che è all'Acque Veronesi, scusate, Acque Veronesi è l'azienda che gestisce il ciclo delle acque per la provincia di Verona. Va là, ha fatto un capannone, per fortuna sua è pure riuscito a venderlo, deve avere l'autorizzazione per lo scarico, insomma lo sciacquone del bagno, il capannone, cioè i bagni, deve poter scaricare nelle fogne. Quindi un fatto burocratico. Si rivolge ad Acque Veronesi, che è appunto l'azienda che gestisce il ciclo dell'acqua per la provincia di Verona, e questa gli dice: guarda che non devi più chiederlo a noi, ma devi chiederlo al tuo comune, perché per legge dello Stato il comune deve avere lo sportello unico, tu vai allo sportello unico del tuo comune, è lui l'ente preposto a rilasciarti l'autorizzazione. Lui, se non ha questa autorizzazione, non vende il capannone, perché evidentemente chi compra dice: devo essere a posto, anche perché se non hai quell'autorizzazione evidentemente non puoi autorizzare il capannone. Lui va dal suo comune, che non è il mio comune, è un comune minore della provincia di Verona, lui va dal suo comune e lo sportello unico non c'è. E quindi il comune dice: io non posso rilasciarti l'autorizzazione, non ho ancora lo sportello unico. Quindi questo imprenditore, per questo dico siamo la Repubblica delle Banane, questo imprenditore si trova un ente di natura, di ordine provinciale, che dice: io non posso più darti l'autorizzazione perché per legge dello Stato te la vederà qualcun altro. Lui va da qualcun altro che gli dice: io non ho fatto lo sportello unico, quindi io te lo posso dare. Allora, come è stata risolta? Io, anche se non era, ripeto, il mio comune, ma insomma bene o male quando fai il sindaco devi cercare di occuparti dei problemi della gente, al di là che sia del tuo comune o meno devi cercare di dare delle risposte. Ho interpellato Acque Veronesi, gli ho detto: dategli un'autorizzazione provvisoria, perché non può essere che noi siamo un paese, come dicevi prima, dove la gente va a investire fuori e noi la invogliamo a investire fuori, perché uno a quel punto lì si incazza e dice: investo un'altra parte perché è insensato investire in Italia. E allora questo è uno dei grandi problemi drammatici, perché al di là del costo del sistema paese è la burocrazia mostruosa che c'è in Italia. Io sono in una provincia che è quella di Giovanni Rana. Giovanni Rana nasce a San Giovanni Lupatotto, che è alle porte di Verona, diventa, lo conoscete tutti, un grandissimo imprenditore nel settore della pasta, in particolare di tortellini, e lui, non Flavio Tosi, Giovanni Rana, imprenditore, porta sempre l'esempio che lui è riuscito a aprire un nuovo stabilimento a Chicago, l'ha aperto in 7 mesi, e in Italia per fare un ampliamento, non un nuovo stabilimento, ci ha messo 7 anni. E allora lui è rimasto a investire in Italia perché ci tiene, è la sua terra, c'ha un sacco di dipendenti che sono suoi e nostri concittadini, e quindi vuol bene al suo territorio e investe ancora lì. Ma è chiaro che non possiamo competere finché restiamo la Repubblica delle Banane, che è una burocrazia asfitica. E quello non costa niente, modificare la burocrazia, perché alcune riforme sono complicate, possono avere dei costi, ma ridurre la burocrazia non costa niente. E allora questa è una grandissima colpa di tutti i governi che si sono succeduti, perché tutti i governi che si sono succeduti, anziché semplificare le pratiche burocratiche, le hanno complicate, perché fare un'impresa in Italia è sempre più difficile. E le riforme che vengono fatte, io ho qua un'ansa di oggi che mi ha lasciato francamente stupefatto, del collega Matteo Renzi, ve la leggo perché, per dire le riforme che si fanno in questo strano paese. Allora, è stato fatto un decreto cultura. Allora, perché ci sono una serie di problematiche, soprattutto nelle realtà che hanno le fondazioni liriche. A Verona noi abbiamo la fondazione lirica, che è appunto quella che gestisce l'Arena e il Teatro Filarmonico. È una fondazione che da 6 anni a questa parte è in attivo, mentre prima faceva quasi 5 milioni all'anno di passivo.
e Firenze al Maggio Fiorentino, che è un ente al limite del dissesto. Il decreto cultura, vi leggo le parole ANSA del collega Matteo Renzi per capire i contenuti del decreto cultura. Il decreto cultura, dice Matteo Renzi, è un primo passo in avanti nella direzione che il commissario del Maggio Fiorentino, è commissariato l'ente perché appunto è in dissesto, il commissario del Maggio Fiorentino aveva indicato e che consentirà di fare ciò che abbiamo sempre detto. Se si vuole salvare il Maggio Fiorentino, ci sono, ahimè, dice Matteo Renzi, 70-100 persone che devono fare altro e che non possono essere continuate a essere pagate dall'ente. E fin qua è ragionevole, dice, c'è personale in esubero e questo non ce la facciamo più a mantenerlo perché è troppo rispetto a quelli che sono i bilanci dell'ente. Vi leggo quello che arriva dopo. Il Ministero ha scelto di accollarseli, ben venga. E allora, se siamo in un paese dove le riforme sono che se c'è il Maggio Fiorentino che ha 100 persone, se le assume lo Stato e le paga il Ministero, voi capite che non si va da nessuna parte con riforme di questo genere, perché questo non è il modo di governare un paese. Un paese che ha 3.800.000 persone che stanno nel pubblico impiego, in particolare concentrati in alcune realtà regionali. Se tu pensi di salvare il paese dicendo che se il Maggio Fiorentino ha 100 persone in esubero le assume lo Stato. Non voglio insistere perché ha risposto indirettamente a burocrazia, costi della pubblica amministrazione, personale, macchina romana, però siamo veramente a rischio default come la Grecia, perché la situazione della Grecia è vero, è sottovalutata dai media italiani. Allora, la Grecia, immagino abbia detto Giancarlo ieri sera, si è impegnata entro la fine dell'anno, beh sapete che hanno chiuso la televisione di Stato e l'hanno riaperta lasciando a casa 1.000 persone, anzi forse non lo sapete perché lo si dice poco. La Grecia si è impegnata entro la fine dell'anno a dismettere, licenziare 15.000 dipendenti dello Stato e l'anno prossimo 40.000, questa è la realtà della Grecia. E la Grecia fa un quinto degli abitanti dell'Italia, per capire le proporzioni. L'Italia 3 mesi fa aveva un rapporto debito-PIL al 127%, abbiamo superato il 130%, in tre mesi abbiamo aumentato il rapporto debito-PIL del 3%. L'Italia è assolutamente a rischio default e lo dico non perché penso al tanto peggio, tanto meglio, dico che bello che le cose vadano male, è una preoccupazione drammatica, perché se l'Italia salta e fa il default come fece l'Argentina 10 anni fa andò in default, se uno si va a guardare cosa è successo in Argentina per 10 anni non è che hanno detto che bello adesso che c'è il default sistemiamo tutto. Sono state lacrime e sangue per 10 anni, l'Argentina comincia a riprendersi adesso a 10 anni di distanza con un paese distrutto. E allora pensando, e mi ripeto scusate, a territori come questo, con la ricchezza che è stata creata dai nostri nonni, dai nostri genitori, dalla gente che ha lavorato come bestie per creare questo benessere, e pensando al futuro dei nostri figli, non ci meritiamo il default, perché per quello che abbiamo fatto, per quello che hanno fatto le generazioni che sono emigrate all'estero a morire di fame per portare 4 soldi in Italia, non ci meritiamo il default noi gente che ha sempre lavorato.